piedi stanchi, carichi di un lungo cammino di dolore. E su quei piedi che si china Francesco per lavarli, ripetendo il gesto compiuto da Cristo. In luogo degli apostoli ci sono i migranti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, migranti segnati da tormentate vicende al limite della sopportazione fisica e psicologica che li ha costretti a scappare dai loro paesi: Mali, Siria, Pakistan, Nigeria, India, Eritrea, 3 musulmani, 1 di religione indù, 3 donne cristiane copte, 5 cattolici, tra cui un'operatrice del centro di accoglienza. Il gesto della lavanda dei piedi compiuto da Francesco nei loro confronti ha un significato che lui stesso spiega poco prima nell'omelia a braccio. Insieme musulmani, indi, cattolici, copti, evangelici, ma fratelli, figli dello stesso Dio, che vogliamo vivere in pace, integrati. Insieme al gesto di Gesù che serve, lavando i piedi, il Papa ricorda un altro gesto, quello di Giuda che tradisce prendendo il denaro di chi non vuole la pace. E il pensiero di Francesco va ai brutali attentati di Bruxelles. 3 giorni fa, un gesto di guerra, di distruzione in una città dell'Europa. La gente che non vuol vivere in pace. Ma dietro di quel gesto, come dietro di Giuda, c'erano altri. Dietro di Giuda c'erano quelli che hanno dato il denaro perché Gesù fosse consegnato. Dietro quel gesto ci sono i fabbricatori, i trafficanti delle armi, che vogliono il sangue, non la pace, che vogliono la guerra, non la fratellanza. Tutti ascoltano attenti le parole di Francesco al centro di accoglienza, uomini e donne di differenti culture e religioni, ma tutti, sottolinea il Papa, figli dello stesso padre e fratelli. Ognuno di noi, ognuno di voi ha una storia addosso, tante croci, osserva, tanto dolore, ma ha pure un cuore aperto che vuole la fratellanza. Ognuno nella sua lingua religiosa preghi al Signore perché questa fratellanza si contagi nel mondo, perché non ci siano le 30 monete per uccidere il fratello, perché sempre ci sia la fratellanza e la bontà.